L'Europa è comunemente conosciuta come uno dei continenti in cui è suddivisa la Terra. In realtà, dal punto di vista geografico, essa può essere considerata una penisola del continente eurasiatico o Eurasia. Il confine orientale europeo, infatti, è posto lungo la catena dei monti Urali, ma si tratta di una convenzione con la quale si è stabilita la separazione tra Europa e Asia. L'identità dell'Europa, come continente a sé, è radicata nella storia, nella cultura, nella politica, che fin dall'antichità la distinguono dalla vicina Asia. Per gli antichi greci, infatti, il nome Europa designava non solo una zona geografica, ma anche la propria organizzazione democratica, in contrapposizione a quella tirannica dei nemici persiani in territorio asiatico. Non a caso, il nome Europa, attribuito a uno spazio geografico, è molto antico. Lo si trova in un inno omerico del VII secolo a.C. e poi nell'opera storica di Erodoto del V secolo a.C. per indicare dapprima la penisola greca, poi le terre verso occidente, colonizzate ed esplorate dai greci. Con le guerre persiane l'Europa viene a coincidere con il mondo culturale della Grecia classica, l'Occidente greco, della libertà in opposizione all'Oriente persiano. I greci però conobbero solo parte del continente europeo, la cui esplorazione fu attuata dai romani nel corso delle loro conquiste. Anche per Roma, tuttavia, ciò che stava al di là del limes renano e danubiano era poco noto, era il barbaricum, lo spazio delle popolazioni barbariche in movimento. L'Europa, come l'intendiamo oggi, inizia a prendere forma, in senso sia geografico sia politico e culturale, tra il V e il IX secolo d.C. A definirla contribuiscono alcuni eventi storici, la formazione dei regni barbarici e la creazione con Carlo Magno di un nuovo impero, con il baricentro in pieno continente, la pressione degli arabi islamici che spezza definitivamente con una frattura politica e religiosa l'unità dell'impero romano, la diffusione del cristianesimo presso le popolazioni germaniche dell'Europa centrale e poi degli slavi a Oriente. Con la cristianizzazione della Russia, il confine europeo si sposterà sempre più a est, fino ai Monti Urali e al Mar Caspio. La mappa linguistica dell'Europa rende conto di queste vicende storiche. Le lingue neolatine, con il greco, prevalgono nell'Europa mediterranea, le germaniche nel centro e nel nord, le slave nella penisola balcanica e nell'Europa orientale.